Signore e signori, gentili telespettatori di Rai Sport, buon pomeriggio. Immagini che vi giungono dal Veneto per un nuovo appuntamento con l'Orienteering. Appuntamenti che valgono per la Coppa Italia e partiamo da Belluno per la prova sprint. Poi successivamente ci sposteremo a Quantin ai piedi del Monte Nevegal per la prova long. L'evento in generale è la due giorni delle Dolomiti. Buon pomeriggio a Pietro Illarietti, ufficio stampa della FISO. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo grande appuntamento di Orienteering. C'è molta attesa oggi, anche tante sorprese e molte novità nella produzione. Si parte dalla prova sprint, prova cittadina a Belluno, e sentiamo la voce dei protagonisti, del tracciatore in particolare. Walter Giovanelli, tracciatore gara sprint, quali le difficoltà? Ma direi difficoltà in particolare nessuna dal punto di vista tecnico. Ho cercato di tracciare una gara abbastanza filante, per cui proprio una sprint pura. Avremo delle situazioni di tratti veloci abbinati a tratti un po' più lentini dove bisogna stare più attenti, una parte dove bisognerà soffrire perché c'è un dislivello, e alla fine comunque credo che vincerà quello più preparato fisicamente e anche tecnicamente, perché comunque ci vuole anche un po' di tecnica. Eccolo qui il tracciato allora della sprint. Ci sono più lanterne per la gara maschile, dunque per i maschi, meno lanterne da punzionare per la gara femminile. Eccola qui, questa è in particolare la mappa della gara femminile Elite. Sì. Ci sono diversi protagonisti, diversi pretendenti al trono di questa gara di Coppa Italia, e chi sono, Pietro? Beh, sicuramente oggi tra i favoriti direi Andrea Seppi tra gli uomini, perché è un ragazzo molto molto veloce che nell'inverno ha vinto anche il campionato italiano a staffetta, però nella specialità del cross, quindi un ragazzo molto competitivo. Tra le donne sicuramente invece vedremo bene Lia Pathscheider, che è una ragazza molto molto veloce, ma anche, che ne so, c'è Viola Zagonel, insomma ci sono tante ragazze, e vedremo chi ne avrà la meglio qua. Questa è una delle novità tecniche, esatto, di cui parlavi, Pietro. Questo è, diciamo, il camera qui. Esatto, questo è Alessio Tenani che sta correndo, lì in basso vedi dove esattamente si trova, e invece al centro quella che è la sua visuale. Poi lui corre tra vicoli, tra gente, tra imprevisti del momento, ogni tanto abbassa lo sguardo e osserva la sua cartina, e poi tutto un lavoro di memorizzazione, perché l'abilità sta anche nel memorizzare, nel colpo d'occhio, nell'abilità, nell'esperienza, nel capire, nel sapere interpretare quelle che possono essere, ecco vedi qui la mappa, l'idea del tracciatore, saper anticipare il suo pensiero o comunque saperlo interpretare al meglio e scegliere sempre nel migliore dei modi. Qua un biker che è Piero Turra in partenza. Ecco, a proposito di biker, ricordiamolo sempre per chi vedesse una gara di Orienteering per la prima volta, l'Orienteering si può fare praticamente con ogni mezzo, a partire dalle scarpe, quindi a piedi, ma poi anche in bicicletta, sugli sci e poi per i diversamente abili la specialità del trail orientamento. Oggi, grande sorpresa, avremo un rappresentante di Londra 2012, campione paralimpico, che è Oscar De Peregrin, che viene e prova con noi l'Orienteering. Medaglia d'oro nel tiro con l'arco a Londra 2012, Oscar De Peregrin, e poi sentiremo anche la sua voce, la sua testimonianza su questa giornata a Belluno. Giornata a Belluno piena di sole, una bellissima giornata, e quindi condizioni ideali per una gara di questo tipo. La gara sprint, spieghiamola brevemente, chiaramente lo dice il nome stesso, prima fai meglio è. Certo, gara sprint, gara molto breve, 15-20 minuti. In Italia è stato inaugurato questo Sunto Sprint Race Tour, che è un circuito dedicato proprio alle gare sprint. È partita una ragazza che è sempre andata bene nelle gare sprint, e invece lì abbiamo qua invece una non specialista delle gare sprint, che è Laura Scaravonati. Lei è un'altra biker prestata alla corsa, viene da questo sport. Invece dicevo che Oscar De Peregrin, ospite graditissimo di oggi, è veramente molto popolare nella sua città Belluno. Infatti, cosa veramente simpatica, mentre siamo entrati
a prendere un caffè nei bar di Belluno c'era il poster di Oscar De Pellegrin, quindi molto amato nella sua città. Plurimedagliato Oscar De Pellegrin, partito Manuel Negrello, è stato anche portabandiera a Londra 2012. Sicuramente. Questi alcuni dei protagonisti italiani e anche stranieri. Esatto. Si tratta di Coppa Italia, ma aperta. Ci sono anche Lucia Cuzio, è una gara open. Ragazza molto molto veloce e sicuramente tra le favorite, così come oggi potrebbe salire sul podio anche Andrea Seppi. Marco Seppi, in questo momento. Adrienne Brandi è sempre stata tra le protagoniste del circuito femminile, come protagonisti sono e saranno anche in queste gare sia Giacomo che Viola Zagonel, sì, gemelli. Gemelli. Sicuramente, ecco due, ecco che potrebbero lì andare molto bene. Lui, avevamo ricordato, è sicuramente una delle punte di diamante della Nazionale Azzurra, e Michela Guizzardi è sicuramente una delle ragazze più veloci del lotto. Percorso cittadino, bisogna quindi cercare nei vicoli della città e anche passando attraverso le gallerie, le lanterne da funzionare per giungere al traguardo nel minor tempo possibile. Adrienne Brandi è stata protagonista e anche vincitrice del circuito che si è tenuto a Roma questa primavera, quindi lei sicuramente oggi è a suo agio in questa disciplina. Abbiamo visto anche dei ragazzi non propriamente vestiti da sportivi, sono i ragazzi delle scuole, perché è stata allestita un'opera di promozione verso le scuole locali che hanno aderito, e quindi oggi abbiamo 600 partecipanti che gareggiano in questa gara sprint. Uno sport per tutte le età e tra l'altro abbiamo visto in alcune immagini le diverse direzioni che ogni partecipante prende, perché non c'è chiaramente un percorso prestabilito. Certo. Il percorso è stabilito dalle lanterne che sono numerate, poi ognuno le raggiunge come vuole. Assolutamente sì, questo è il segreto, saper raggiungere la lanterna scegliendo la miglior diciamo così traiettoria possibile. Un ringraziamento particolare va a Danilo Belli, che ci sta supportando con le immagini dall'alto, quelle del drone, in tutte e due le giornate di gara. Sono stati veramente tanti i volontari che hanno supportato gli organizzatori dell'Orienteering Dolomiti, sodalizio presieduto da Marcello Primon. Eccolo l'ospite della giornata bellunese. Ospite d'onore oggi alla due giorni delle Dolomiti, Oscar De Pellegrin. Beh, da ex atleta del tiro con l'arco medagliato d'oro a Londra a oggi a Belluno nella mia città per provare questa bellissima disciplina che è l'orienteering. Accompagnato oggi dal campione italiano e amico Mauro Nardo, perché l'ho conosciuto in altre discipline sportive e da un po' di anni che ci conosciamo, quindi per me sarà un onore avere da lui queste prime nozioni su questa disciplina. Che a primo così a Quito sembra molto interessante, ma casomai dopo, quando avrò fatto un giretto con Mauro, cercherò di essere più preciso. Eccolo Oscar De Pellegrin che prova il percorso. Sì, un percorso in compagnia di un altro campione come Mauro Nardo, quindi avranno modo di divertirsi nella scelta e nell'individuare i punti che il tracciatore Walter Giovanelli ha piazzato. E sentiamo poi anche quelle che arrivano, sono le sue impressioni finali. Arrivano al traguardo. Si è conclusa la prova. Che esperienza è stata, Oscar De Pellegrin? Guarda, è stata veramente una bellissima esperienza che ho potuto fare tramite voi, la vostra disciplina all'orientering e l'amico Nardo Mauro. Devo dire che è stata molto affascinante e una cosa che mi ha colpito molto. Sarò sicuramente promotore a livello della mia città nei gruppi sociali che ci sono qua per orientare a questa disciplina, ma spero che prenda sempre piede di più sia a livello nazionale e magari speriamo anche internazionale. E sicuramente sta prendendo piede l'orienteering sempre di più nelle varie città italiane e anche nelle valli ai piedi delle montagne. Nelle città in particolare è molto interessante vedere questo tipo di gare, perché sono impegnate spesso durante l'anno diverse città, e che città mi viene in mente? Certo. Venezia e Roma ad esempio. Sicuramente sì, sono molto spettacolari.
Marco Seppi sta lottando per ottenere un posto sul podio. Sicuramente le città sono, perché in Italia abbiamo dei centri storici fantastici, come fantastico si è rivelato il centro di Belluno, quindi vale sempre la pena scoprire i centri con questo, in questo modo che ti porta a vedere degli angoli che altrimenti non avresti mai visto. Qui sempre le nostre immagini del drone curate da Danilo Belli. Si esce per un momento fuori dal centro storico di Belluno, in quella fase proprio inquadrata dal drone. Qui siamo sempre sulla telecamera piazzata addosso ad Alessio Tenani, e quindi possiamo vedere il punto di vista proprio dell'atleta. Come vedi, che adesso qui ha tagliato la strada, è passato attraverso una aiuola. Alessio Tenani, che in questa giornata è diventato la nostra guida nel centro, perché sta guarendo da un infortunio. Infatti lo vediamo non brillante come siamo abituati, ha avuto un intervento al tendine d'Achille, un intervento abbastanza complesso, circa 10 mesi i tempi di recupero per tornare al campione che abbiamo visto poi lo scorso anno ai campionati del mondo in Italia. Ultime punzonature per alcuni degli atleti in questa gara sprint. Allora, tra poco scopriremo il podio, il podio sia maschile che femminile. Sicuramente Michela Guizzardi è un atleta che noi abbiamo individuato tra le più temibili, e lì si sta giocando il successo. Vediamo se ce la farà. Al momento è leggermente dietro, vedremo se riuscirà a completare una rimonta. In testa vediamo Lia Patscheider. Jaime Origi, che abbiamo visto protagonista. Ecco, questa è una bella comunque, immagine. Ognuno va nella propria direzione. Il caos potrebbe sembrare un caos, ma in realtà è un caos molto ordinato. Organizzato, sì. Quindi è arrivata Michela Guizzardi. Allora adesso vediamo chi riuscirà a superarla in classifica per completare il podio. Si passa si passano anche degli ostacoli, esatto, rappresentati dai pedoni che stanno facendo la loro shopping, passeggiata e shopping. Alessio Tenani ancora con la sua glasses camera, quindi camera piazzata sugli occhiali. Manuel Negrello, eccolo qui. Finisce anche la gara di Fabio Daves, però giovane, è lontano, sì, dai. Un altro giovane, Fabiano Bettega, che alterna con successo l'attività di... Ecco, Mattia De Bertolis invece si piazza al primo posto in questo momento nella categoria Under-20. Quindi due dei giovani più promettenti del vivaio italiano si sono subito piazzati nelle prime posizioni, un tracciatore come Stefano Raus. E Michela Guizzardi arriva e al momento al primo posto. È in prima posizione Michela Guizzardi, ma deve guardarsi da Lia Patscheider e da Viola Zagonelle. Adesso vedremo con quale tempo Michela Guizzardi non sembra super soddisfatta a dar battaglia proprio alle sue due avversarie dirette, cioè Viola Zagonel e Lia Patscheider. Viola Zagonel va in testa in questo momento, quindi davanti a Michela Guizzardi. E Jessica Orler invece è dietro, non riesce a salire sul podio. Eccola Jessica Orler, intanto stanno arrivando via via tutti i protagonisti di questa gara sprint. Poi ci sposteremo, come detto, a Quantin ai piedi del Monte Nevegal. Messa italiana a Subiaco oggi, niente da fare, non un buon tempo, non è soddisfatta, è proprio disperata, stanca e disperata. Chi lotta per il podio è Marco Seppi invece. Marco Seppi arriva anche Andrea Seppi, Andrea Seppi va in testa in questo momento, e dunque per il momento è in testa e nessuno riesce a fare meglio di lui. Emiliano Corona non è uno specialista di questa distanza. Uomo di lunga distanza, il campione italiano Michele Caraglio. Manuel Negrello, eccolo lì, anche per lui è finita la fatica di questo sabato, di questa sprint che vale per la prima prova di Coppa Italia a Belluno. Eccola Laura Scaravonati, hai detto non è
una specialista soprattutto biker, però comunque soddisfatta della sua prova. Ogni tanto si cimenta nel suo primo amore, che è la corsa. Davide Gazzetto invece è un atleta che è più bravo nel trailo, lui ha vinto anche una prova l'anno scorso a Lavarone, e Lia Pacheider. Eccola, Lia Pacheider. Ogni tempo. Lia Pacheider dunque in prima posizione, vince questa prima prova di Coppa Italia Sprint. Lia Pacheider è sicuramente la giovane più interessante che sta esprimendo in questo momento il vivaio italiano. Lei e Riccardo Scalezzo sono quelli che guidano le nuove generazioni, e la federazione crede molto in loro. Vince Lia Pacheider. Eccolo qui Zagone. Il podio, 16.46 per Lia Pacheider, quasi 30 secondi su Viola Zagonel, e poi Michela Guizzardi a completare il podio. Andrea Seppi 14.38, anche qui 30 secondi, 31 per la precisione, su Giacomo Zagonel. Il terzo è un estone, Sergei Ryabishkin. Sì, come hai detto tu, oggi anche molti concorrenti che sono venuti dall'estero. Lia Pacheider, debutto in elite, vittoria a sorpresa? Sì, a sorpresa sì, per me sì, è la prima vittoria in elite, anche la prima vittoria in sprint in assoluto, perché non ho mai vinto una sprint prima, in nessuna categoria, sia in junior, mai in junior, mai in senior. E sì, è stata una bella gara, da correre, c'erano dei pezzi un po' tecnici magari, però non tanti, e mi è piaciuta molto e mi sembra divertita molto. Mattia De Bertolis, esordio vincente. Sono contento oggi di aver fatto una bella gara e poi è arrivata anche la vittoria, quindi ancora meglio. Quali le difficoltà qui nel centro storico di Belluno? Ma si pensava in una gara facile da correre, ma alla fine era abbastanza intricato e non era per niente banale, la gara è tracciata anche molto bene. La felicità di Lia Pacheider e di Mattia De Bertolis, prima vittoria in una sprint in assoluto per Lia Pacheider, questo conferma quanto di buono si dica su questa giovanissima atleta, che veramente dà fiducia per il futuro e per il movimento azzurro del assolutamente sì, atleta orientamento polivalente, perché d'inverno pratica anche lo sci d'orientamento, anche se dalla stagione prossima si dedicherà esclusivamente alla corsa di orientamento. Quindi è arrivata qui invece le premiazioni anche delle società delle Coppa Italia del 2014, dove l'US Primiero ha vinto, poi sono saliti, abbiamo visto anche Ernesto Rampado. Lia Pacheider che sarà protagonista, ci spostiamo in campagna, in montagna, per la giornata di domenica, sarà protagonista anche della gara long. Dunque siamo a Quantin, ai piedi del Monte Nevegal, dunque cambia completamente lo scenario. Sentiamo il tracciatore. Gara long, le difficoltà di oggi, a cura del tracciatore Fabio Padoan. Oggi la gara diciamo è abbastanza interessante, perché il terreno di gara è un terreno molto variabile, è vario, ci sono tratti molto veloci con boschetti, radure. Nella gara di oggi incide soprattutto la componente tecnica, ma anche la componente fisica avrà un ruolo importante. Eccolo il tracciato della gara long di Quantin, anche questa valida per la Coppa Italia. Ci sono diversi specialisti differenti rispetto a quelli che abbiamo visto nella sprint, ma molti si cimentano in entrambe le discipline, allora, entrambe le gare. Assolutamente, caratteristiche fisiche diverse, però i protagonisti sono gli stessi, nel senso che chi ha partecipato ieri partecipa anche oggi, perché chi viene si fa tutto il weekend, e comunque fare orienteering è molto bello, quindi già uno che viene non fa semplicemente la sprint o la long, ma le fa entrambe. È una questione proprio di piacere personale. Oggi abbiamo un supporto speciale che è Andrea De Barba, che con il suo quad ha portato nelle varie zone del bosco i nostri operatori. Inoltre la gara di oggi è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della Proloco Pieve Castionese, al gruppo sportivo di Quantina, alla Protezione Civile poi di Belluno, all'Unione Montana, al Comune di Belluno e al Comune di Ponte nelle Alpi. Quindi un weekend che ha visto la sinergia di tutti questi enti. Qual è la differenza di tempo tra una gara sprint e una gara long?
più o meno, insomma. Beh, ieri abbiamo visto che non hanno 16 minuti nella gara sprint, esatto, non sono arrivati ai 20 minuti. Oggi si arriverà per i vincitori all'ora e mezza, ovviamente poi c'è anche un limite, diciamo, verso l'alto, perché poi non si può stare nel bosco per 3-4 ore, esatto. A fare un certo picnic. Punto passa la, no, si chiude, dipende, insomma, sicuramente non oltre le 2 ore e mezza. Allora, gara long abbiamo sentito dal tracciatore, molto complicata, insomma, con sì, passaggi complicati. Da che cosa bisogna guardarsi in una gara long? A cosa bisogna fare attenzione? Immagino anche al terreno. Beh, in questo caso è un terreno, ecco, mentre parte lì, ecco, a Patrider, che è una delle sicuramente favorite. Sicuramente oggi siamo in una zona di montagna, quindi bisogna fare ad esempio delle scelte di questo tipo: scegliere il tracciato più corto e magari farsi una super salita, oppure aggirare questo tracciato, questa salitona, e magari scegliere una strada con meno ripida. Lì dipende dall'esperienza, da saper capire e interpretare la situazione, e poi la condizione fisica non gioca un ruolo secondario, anzi, perché ricordati che l'importante nell'orientamento è non annebbiare mai la mente. Abbiamo visto partire Laura Scaravonati, questa è Viola Zagonel, che è stata seconda nella gara sprint, esattamente come il gemello nella sprint maschile di Belluno, e qui si cimenta a Quantin. Assolutamente sì, tra i giovani vedrei bene anche Mattia De Bertolis, poi li vogliamo citare alcuni dei giovani più promettenti, vediamo Andrea Rimondi, vediamo poi Eri Carizzi, vediamo Eleonora Donadini, Arianna Taufer, Francesca Taufer, insomma sono tante i giovani dell'orienteering italiano, però ora il presente dell'orienteering italiano, dice Michela Guizzardi, potrebbe essere lei sicuramente una delle grandi favorite. Michela Guizzardi terza nella gara sprint che abbiamo appena visto, via via stanno partendo anche tutti gli altri protagonisti in questa altra bella giornata veneta. Ieri giù dal podio per soli 2 secondi Marco Seppi, oggi però potrebbe sicuramente fare meglio, lui è un uomo che è un polivalente. Roberto Dalla Valle invece, fratello di quel Luca Dalla Valle che tanto ben fa con la mountain bike, lui è un uomo sicuramente da tenere in considerazione, come Michele Caraglio, il campione italiano long distance. Eccolo partire Michele Caraglio con Sebastian Inderst, Emiliano Corona l'abbiamo già visto partire, e adesso vediamo i momenti in cui vengono punzonate le lanterne. Ricordiamo sempre, bisogna punzonare una lanterna dietro l'altra, che sono tracciate appunto, certo, in sequenza, prima di arrivare alla lanterna finale, che è quella che poi segna il tempo finale. Come vedi, in questo caso Roland Pin sta proprio cercando di orientarsi, cioè si sta guardando attorno, sta cercando di geolocalizzarsi, deve capire dove si trova per capire dove dovrà andare. In questo caso poi la lanterna che abbiamo visto in precedenza era anche in una zona leggermente nascosta. E poi attenzione sempre a dove si mettono i piedi, perché come vedi non stanno correndo su un sentiero ma sono sul bosco, e qua è sempre Alessio Tenani, il nostro volontario d'eccezione, un volontario campione. Con la glasses camera, quindi videocamera piazzata sugli occhiali per farci vedere proprio il punto di vista di chi fa la gara, e quindi ecco, vedete, chiaramente un occhio va al terreno e alle sue asperità. La problematica è anche quella di andare con la cartina, quindi dare un occhio alla cartina, alla mappa, ma anche un occhio a terra, perché basta un sasso per inciampare. Assolutamente, velocissima Lia Patscheider, lei sta correndo molto bene sin qui, vediamo se saprà poi mantenere quanto di buono si dice su di lei, come è al debutto nella massima categoria. Se vincesse sarebbe anche qualcosa di clamoroso, perché è al primo anno. Eccola Viola Zagonella, avete visto, leggermente scivolata proprio nel momento in cui stava guardando la cartina, quindi grande attenzione a dove si mettono i piedi, soprattutto in percorsi extra cittadini. Sta andando molto bene Lucia Curzio, lei che viene dal Piemonte, è studentessa a Bologna, viene anche da un anno, 6 mesi di Erasmus in Francia, quindi gli orientisti sono delle persone molto, diciamo così, erudite.
Ecco, Adrienne Brandi, romana. Adrienne Brandi intenta nella lettura, sta cercando di risalire su questa costa. Come vedi, sasso, muschio, alberi, molta molta attenzione, bisogna sviluppare proprio anche delle abilità per riuscire a passare in questi pertugi. Viola Zagone, ora Michele Caraglio, insomma la situazione in questo momento è molto fluida, è molto combattuta. Ai primi posti vediamo Caraglio dalla Valle Seppi, tra le donne in questo momento Curzio, Brandi e Patscheider, insomma, mentre tra i giovani vediamo bene De Bertolis, Bettega e Rimondi, Meglioli e Paolo Gaio. Sono loro in questo momento quelli che stanno facendo bene, ma spostiamoci nella zona dell'arrivo, un arrivo bellissimo, un'arena allestita dai volontari dell'Orienteering Dolomiti e poi, sempre come spiegato anche da Walter Giovanelli, tutta un'organizzazione locale. Arriva Eccola, subito Lia Patscheider, velocissima, tempo strepitoso in testa, 1:05:37 per Lia Patscheider, sarà veramente difficile per le avversarie. Beh, batterla. Incredibile, un tempo veramente fantastico. Viola Zagone subito dietro di lei, vedremo però se ce la farà. Sicuramente non scavalca nemmeno Lucia Curzio. Lucia Curzio 1:10:46, quindi 5 minuti e 9 secondi di distacco per Lucia Curzio. Beh, la gara non è ancora finita, ma Lia Patscheider ha sicuramente stupito il mondo dell'orienteering elite. C'è ancora Adrienne Brandi che può dare fastidio a Lia Patscheider, ma assolutamente non riesce ad avvicinarsi. Anche lei 4 minuti. Anche lei sotto l'ora e 10, 1 però 1:09:24, molto lontana dall'1:05:37 di Lia Patscheider, che dunque stravince anche questa gara. Non è arrivata Michela Guizzardi, probabilmente qualche problema fisico, o non si è trovata bene su questo percorso. Possono essere tante le cause che portano a un ritiro. Sì. Arriva anche Laura Scaravonati, 1:15:07, dunque in quinta posizione chiude l'atleta del gruppo sportivo della Forestale. Emiliano Corona, lui che è anche pure lui tesserato Forestale. 1:27:42. Bellissimo il colpo d'occhio in questo viale d'arrivo, questo villaggio che è nato il mattino e poi verrà smontato la sera e nulla rimarrà, nessuna traccia del passaggio degli orientisti. Questo è un altro dei pregi di questo sport. Mentre arriva Marco Seppi, ieri ha vinto Andrea Seppi, suo fratello, che oggi non ha partecipato, lui che è uno specialista della sprint. E andiamo a vedere il tempo con cui chiude Marco Seppi. 1:23:10, 1:23:10 fino a questo momento Marco secondo Seppi. Lui era uno che puntava sicuramente alla vittoria, come ci punta Michele Caraglio. Siamo lì, vediamo. Sicuramente 1:22:54 per sì. Michele Caraglio, sì, per 16 secondi. E tra i giovani Mattia De Bertolis, primo posto come ieri. Quindi doppietta per Mattia De Bertolis, così come per Lia Patscheider. Attenzione che qui arriva un altro tempone, vediamo. Roberto Dalla Valle. È lì, non si capisce. 1:22:51. 3 secondi, incredibile. 3 secondi. Dopo 1:22:50 di gara vince per 3 secondi. Per 3 secondi vince Roberto Dalla Valle su Michele Caraglio. Bravissimo. 1:22:51, 1:22:54. Molto più ampi i distacchi nella gara femminile. Lia Patscheider stravince davanti a Adrienne Brandi e Lucia Curzio. Che prestazione! Emozionante. Anche per gli uomini. Vittoria per Roberto Dalla Valle davanti a Michele Caraglio e Marco Seppi, però avete visto i tempi molto più ridotti, molto più stretti. Sì. Competizione veramente emozionante, quasi ai massimi, cioè proprio ai massimi livelli. Quindi per 3 secondi complimenti a Roberto Dalla Valle, che dunque si aggiudica questa seconda prova di Coppa Italia, e sentiamo proprio la voce dei vincitori. Roberto Dalla Valle, dopo 82 minuti e 51 secondi si può vincere per così poco? Sì, ho avuto un po' di fortuna a vincere su Michele Caraglio. Sì, mi è andata un po' bene la gara, sì, ho postato il ritmo fin dall'inizio e ho provato a allungare un po' la fine e dai, mi è andata bene. Non me l'aspettavo neanche io, inizio stagione un po' da iniziare a carburare, perché ho fatto
molte ore di allenamento, però intensità sempre bassa, molto sci-alpinismo, e è un po' una sorpresa anche per me essere qui. Lia Batscheider, due vittorie in due giorni, grande, grande impresa. Sì, è stata una doppietta bellissima, e sì, oggi è stata molto dura fisicamente, e però sono riuscita a tenere la concentrazione, a non farmi distare dagli altri troppo, e sì, ho trovato, ci ho sbattuto pochissimo, un po' in zona punto, però sono molto contenta, e sì, è stata una gara molto molto bella, sono divertita molto. Il bel sorriso di Lia Batscheider, che ha dominato questa due giorni delle Dolomiti. Queste le premiazioni, i complimenti per arrivano anche per Roberto Dalla Valle, vincitore della gara long, invece la gara sprint. Roberto Dalla Valle che dice un po' per fortuna, in realtà lui è un grandissimo atleta, ha vinto anche di recente una gara che durava ben 8 ore, quindi è veramente un fondista e lui merita questo successo, come gli altri ragazzi meritano questo podio fantastico. Oltre alla gloria anche un po' di prosecco e di formaggio per Lia Batscheider e Dalla Valle. Sentiamo gli organizzatori. Un successo organizzativo senza precedenti per voi. Sì, è un grande orgoglio, un grande onore aver ospitato questa Coppa Italia di orienteering, oltre 700 partecipanti in un territorio che si presta bellissimo, nelle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO. L'orienteering si sposa moltissimo con l'ambiente, il nostro comune è un comune che si divide in 3 zone, tutte visitabili, con un progetto che si chiama Ecomuseo, che è il museo diffuso della memoria e della storia. Visitate. Grazie. Anche l'indicazione da parte del sindaco di Ponte nelle Alpi, giustamente, di visitare questi bellissimi luoghi, non solo per gareggiare nell'orienteering, ma anche perché comunque è una bellissima esperienza. Assolutamente sì, io direi che è stata questa un'esperienza straordinaria di collaborazione di un territorio che ha dato un'ospitalità fantastica, quindi complimenti all'orienteering Dolomiti e a tutti quelli che hanno dato una mano. Quindi grazie, grazie a te Pietro Illarietti per averci accompagnato. Chiaramente ci vediamo per le prossime gare, sì, per i prossimi appuntamenti con Venezia. L'orienteering, grazie, e grazie a Sabino Bilanzuoli per l'assistenza tecnica.